Lucca fa da apripista con una ghiotta novità. Torna sabato e domenica al polo fioristico il trofeo Kinder più Sport di Fioretto maschile e femminile Under 14. Si tratta della prima tappa di un circuito che toccherà anche altre città della penisola. Lucca conferma così di essere una bella ed importante realtà del movimento nazionale scherma, grazie anche alla presenza di una società come l'Oreste Puliti, del presidente Leoniero del Maschio, e a dirigenti del calibro di Paolo Azzi, vicepresidente nazionale della Federazione Italiana Scherma. E l'aspetto di novità riguarda invece la prima prova nazionale del circuito riservato agli atleti non vedenti. Questa è una novità a Lucca, la prima volta. D'altra parte questo circuito è il più giovane, il più recentemente istituito nel complesso del settore paralimpico della FIS, e sarà molto, molto bello per noi avere questa occasione di portare a Lucca questa nuova specialità. Si comincia sabato mattina alle 8:30 e si gareggerà in pedana fino a domenica pomeriggio. Nello specifico, sulle 36 pedane installate sul parterre del Polo Fiere saranno 561 i fiorettisti e 432 le fiorettiste che tireranno per conquistare l'ambito trofeo. Naturalmente contano di ben figurare anche gli schermidori lucchesi che giocano in casa. Per quanto riguarda invece la gara per non vedenti, cui faceva riferimento anche Paolo Azzi, a raggiungere Lucca saranno 13 spadisti e 9 spadiste, considerando che la scherma per non vedenti è una specialità nata dall'impulso di alcune società e che è attualmente al vaglio del movimento paralimpico internazionale. Sabato alle 10 settore maschile, alle 12 quello femminile, per ammirare questi atleti davvero esemplari nel loro impegno e ammirevoli nella loro passione.